Si chiamano unità speciali di continuità assistenziali, operatori sanitari che entrano nelle case dei malati di coronavirus con sintomi lievi per controllarne lo stato. Ad essere visitati sono anche i pazienti dimessi dagli ospedali con un quadro clinico stabilizzato e i sospetti casi di Covid in attesa del risultato del tampone. A raccontarci la sua esperienza al termine del suo primo giorno di lavoro nell'unità è un giovane medico cesenate. Entrando dentro queste case, che aria si respira? Non siamo neanche riconoscibili, capito? Quando andiamo a casa, da quando siamo bardati, abbiamo la tuta, il cappuccio, la visiera, la mascherina, i calzari, due paia di guanti, cioè, quindi non, cioè, la fisionomia non la vedi. Il lato umano del medico viene un po' a mancare in queste situazioni qui, perché siamo trasfigurati, sembriamo quasi degli alieni, tra virgolette. È un'esperienza nuova per noi, come per anche il paziente che viene visitato da questo scafandro umano, diciamo. Al bando dell'ASL hanno risposto soprattutto guardie mediche e corsisti di medicina generale, una squadra di 41 giovani esperti che si è messa volontariamente al servizio della popolazione. Potrebbe essere mia mamma, mio babbo, il babbo di un mio amico, come il mio vicino di casa, e di conseguenza ho deciso di accettare. Cioè, non c'è stato neanche il dubbio. Cioè, quando l'ho visto ho detto: bene, facciamo.